caratteristiche del design oggi rispetto al passato? È un tema ovviamente non facile. Sicuramente nel passato c'era più rigore, questo sicuramente. Oggi stiamo assistendo a una massiccia produzione di oggetti che magari non avevano quel rigore che esisteva una volta nel design degli anni, diciamo, dal 60-70, e quindi con una perdita evidente, diciamo, dei maestri, di quelli che almeno sono stati i maestri di design italiano. Parliamo di Albini, e quindi chiaramente non vediamo, diciamo, lo stesso rigore, la stessa importanza nel concetto, nella forma che abbiamo oggi. Questa è una domanda che mi fa sorridere, se c'è ancora il rapporto tra maestro e allievo, nel senso che io sto ancora cercando un maestro. Visto che sono ho questa impronta da architetto, ma per quanto riguarda il design, ma soprattutto la progettazione del mobile, mi ritengo ancora un po' autodidatta, anzi non mi ritengo ancora un designer della verità. Sono vorrei sempre essere alla ricerca di un maestro, cioè di qualcuno che mi possa insegnare qualcosa. Cerco di supplire questo leggendo molti libri, non è uguale ovviamente. Ho incontrato nella mia breve, diciamo così, carriera alcune persone che reputo molto interessante. Prima di tutto trovo interessante il lavoro di Marco e tuo comunque. Poi ho avuto modo di incontrare anche Riccardo Blumer, un'altra persona che mi ha dato molto, come dire, e anche tra i vecchi maestri ho incontrato Paolo Mazzi, una persona molto, per me almeno è stata una persona molto significativa, ecco. Non riesco a rilevare veri maestri e allo stesso tempo trovo che ognuno faccia una ricerca personale che porta avanti. A Milano noi partecipiamo in 2 eventi, in modo particolare ci tengo alla mostra intorno alla cornice. Primo perché ci sono 15 designer che partecipano e tutti i designer sono di un ottimo livello progettuale. Ecco, forse noi siamo tra gli ultimi, ma sono veramente contento di partecipare. E oltre al fatto che il tema era molto difficile, perché riprogettare una cornice io penso che sia un po' come il tema della bicicletta, molto difficile, molto complesso. Un altro posto dove partecipiamo e fa piacere essere è Aventura Have. Un altro posto che ieri siamo andati per allestire ed è pieno di ragazzi molto giovani, quasi tutti stranieri anche là dall'Olanda, e quindi questo mondo così effervescente, questo entusiasmo per sé nei ragazzi è una cosa bellissima. Proprio.